Ti prego, ferma un attimo l'orologio della tua vita, abbi pazienza, ascolta tutto questo video, non andare di fretta, perché ci sono delle cose importanti in tutto il video, dall'inizio alla fine. Ti prego. Gesù è l'unico che può trasformare la notte in luce, la mia notte, la tua notte, la notte dei nostri sentimenti, della nostra vita, della nostra storia, in una notte di luce, perché Egli è la luce del mondo. Lui ha la capacità di trasformare il deserto in un giardino fiorito, perché Lui è Dio. Lui è la fonte di ogni bene, la fonte del vero e la fonte del bello. Ho pensato di fare questo semplice video e parlare cuore a cuore con voi, con te, in questo momento. Vorrei invitarvi a degli eventi che stiamo organizzando, ma a differenza dalle altre volte, io voglio parlarvi con calma e descrivervi quello che vogliamo fare, per chiedere a tutti voi una grande collaborazione, perché sarebbe bello fare delle cose insieme e condividere, no, i carismi, i doni che Dio ha fatto a tutti noi. Beh, allora vi prego, venite con me un attimo con la memoria e ricordiamo quello che abbiamo organizzato l'anno scorso, il 31 ottobre 2023. Vogliamo ripeterlo e migliorandolo quest'anno, 31 ottobre 2024, appuntamento alle ore 20 a Piazza Dante. Per fare cosa? Per vivere una notte di luce. Una notte di luce, perché chiamarla così? Perché noi celebriamo la sera del 31 ottobre e il 1 novembre, noi celebriamo la santità, che è qualcosa di meraviglioso, di bello, perché la santità è l'amicizia con Dio. Noi possiamo assomigliare a Dio. Tutti conoscete San Francesco, un santo così amato. Lui viene chiamato Alter Christus, un altro Cristo, ma anche io e te siamo chiamati alla santità. Ma è possibile essere santi oggi? Ed è possibile essere santi soltanto con le nostre forze? Non ce la possiamo fare. Io faccio esperienza dei miei limiti ogni giorno, sono sicuro anche tu. Allora noi vogliamo presentare la nostra notte, quello che noi siamo, al Signore il 31 ottobre, perché con la sua presenza possa diventare una notte di luce. Allora cosa faremo? Ricordate l'anno scorso quanti sacerdoti, quanti consacrati, quante religiose, quanti laici, quante persone in tutta Italia si è parlato di questo evento. Quasi 10.000 persone, 10.000 persone attorno a Gesù Eucaristia, attorno al Santissimo Sacramento. E sembrava di rivivere il Signore Gesù che camminava per le strade della Galilea. Ecco, quindi Napoli, da Piazza Dante fino a Piazza del Plebiscito, per tutta via Toledo, è stato trasformato in una nuova Galilea, dove il Signore, vivo e vero, con tutti noi, il suo popolo, vogliamo camminare per stare con Lui e per chiedere anche il dono della pace. Vogliamo pregare perché terminino le guerre dentro di noi, attorno a noi e nelle nazioni, perché Gesù è il principe della pace. Tutte le parrocchie della diocesi di Napoli sono coinvolte, tutte le persone potete creare, possiamo creare dei cartelloni con o degli striscioni con delle frasi di lode, di ringraziamento a Gesù Eucaristia. Ci vedremo alle ore 20 a Piazza Dante, dove comincerà un momento di preghiera anche con il nostro arcivescovo Domenico Battaglia, e innanzitutto ci accoglieremo, perché siamo una famiglia, ci accoglieremo gli uni gli altri con dei canti, momenti di preghiera, poi inizierà la processione e durante questo cammino, perché noi siamo un popolo in cammino, anche il sinodo di Napoli lo dice, siamo in cammino, camminiamo insieme, e lì pregheremo, evangelizzeremo, parleremo con le persone. Sarà un momento forte di evangelizzazione. Tante persone aspettano la buona notizia del Vangelo, perché Gesù è veramente l'unica notizia che può colorare la nostra vita. Senza Gesù non possiamo fare nulla. Tante persone non lo sanno, ma nel buio della loro vita stanno aspettando il Salvatore, e noi possiamo annunciarlo, quello che è accaduto a noi, la nostra vita che è cambiata, perché c'è stato questo incontro con il Signore vivo. Purtroppo tante volte abbiamo trasformato Gesù in una lapide, abbiamo trasformato Gesù in una statua morta, ma Lui è il vivente, e quindi attraverso la nostra storia trasformata, la nostra storia di resurrezione, vogliamo toccare il cuore di tante persone. Che ci siano giovani, che ci siano bambini, che ci siano famiglie, che ci siano consacrati e consacrate, vi daremo un lumino rosso e illumineremo quella notte e loderemo la santità, perché il Signore è la fonte della santità. E se proprio in quel giorno pioverà,
C'è l'ombrello, gli impermeabili. Diamo testimonianza con la nostra presenza. Non può la pioggia fermarci, ma sono sicuro che con le vostre preghiere andrà tutto bene. Chiedo a tutti innanzitutto di pregare. Credo molto nell'intercessione e se ascolteranno suore, monache, frati, sacerdoti, famiglie, chiunque vedrà questo video, vi prego di cominciare a pregare perché l'obiettivo è Gesù. Noi dobbiamo portare Gesù, non noi stessi, ma il Signore Gesù. E con la preghiera sposta le montagne, il Signore ce lo ha insegnato. Vogliamo chiedere al Signore di poter vivere questo momento tutti insieme e venite veramente da tutte le parti, venite, saremo in tanti, testimoniamo per strada che è proprio bello essere cristiani, è bello essere cattolici, è bello essere chiesa, è bello essere famiglia. Quindi ripeto, notte di luce, 31 ottobre 2024, appuntamento alle ore 20 a Piazza Dante, ci muoveremo per tutta via Toledo e andremo a Piazza del Plebiscito, dove ci aspetterà un bellissimo momento di adorazione. Saremo tutti davanti a Gesù Eucaristia, che ci riempirà del suo grande amore. Poi ci sono altri due appuntamenti, vi prego di ascoltare tutto. Beh, innanzitutto dal 18 ottobre alle 20:30 e venerdì, ogni venerdì dal 18 ottobre, nel santuario La Casa del Volto Santo in via Ponti Rossi 54 a Napoli, inizierà di nuovo la scuola d'evangelizzazione. Rivivremo quest'anno la fede della nostra bellissima chiesa, conosceremo ancora più profondamente il Signore Gesù, passeremo attraverso i suoi insegnamenti. È aperto a tutti, per tutte le età, c'è un ampio parcheggio, quindi potete venire veramente in tantissimi. E quest'anno riprenderà un evento che tutti voi ci avete chiesto tante volte. Ricordate, cielo aperto su Napoli, un grande ritiro al Teatro Palapartenope di Fuorigrotta, che è grandissimo, quindi c'è spazio per tutti. Sempre tutto quello che organizziamo è gratis, aperto a tutti, quindi venite il 17 novembre, che è di domenica, tutto il giorno. Il nostro arcivescovo Monsignor Battaglia celebrerà l'Eucaristia, quindi saremo tutto un giorno insieme, dove ci sarà predicazioni, momenti di preghiera, momenti di guarigione interiore, la celebrazione dell'Eucaristia, il sacramento della confessione. Ci formeremo, loderemo il Signore, canteremo a Lui come una sola famiglia. Ora vi chiedo un altro sforzo a tutti voi, vi prego. Vi verrà inviata una locandina, ci sarà una locandina con tutti e tre gli eventi, ma poi ne faremo altre con eventi quindi divisi, locandine divise. Vi prego, volete tutti aiutarci a diffondere queste notizie? Create con la vostra fantasia, con i vostri social, da oggi fino alla fine di ogni evento. Facciamolo continuamente, veramente, a volte per dei prodotti che non servono si fa una pubblicità incredibile. Noi vogliamo soltanto contagiarci con l'amore che è il Signore Gesù risorto dalla morte. Forse vi daremo anche un appuntamento, un giorno nel quale attraverso una foto e un video vi chiederemo alla stessa ora di inviarlo a tutti i vostri contatti. Aiutateci in questa forma di pubblicità, anche se questa parola non mi piace. Vi prego, facciamolo insieme, a cuore, come lo sto facendo in questo momento io con tutti voi. Diciamolo a tutti, veniamo tutti, il centro è Gesù, non sono io, non è nessun altro, il centro è il Signore. Ti prego, c'è tanta gente che ha perso il senso della vita, ci sono tante persone di tutte le età che sono morte dentro. Noi vogliamo dare la vita, vogliamo contagiare con la vera vita, che è Gesù, che ha detto nel Vangelo secondo Giovanni: io sono la via, la verità e la vita. Che Dio vi benedica.